un risultato importante perché siamo andati sotto subito su questo rigore che sono curioso di vedere. Abbiamo avuto una bella reazione, siamo stati dentro la partita perché era difficilissimo, perché comunque il campo era brutto per noi ma anche per loro, si faceva fatica a giocare palla a terra, si allungava molto, siamo riusciti a pareggiare meritatamente, abbiamo avuto delle situazioni e siamo riusciti a portare a casa un punto determinante secondo me, perché comunque ci dà ancora continuità al risultato. Siamo riusciti a fare gol a una squadra che non aveva ancora subito gol in casa, aveva sempre vinto. Era una partita molto difficile sotto l'aspetto anche mentale, non solo fisico, e è stata una bella risposta. Adesso ci dobbiamo preparare bene per domenica prossima, perché l'appuntamento secondo me è importantissimo. Ecco, due sfide fondamentali, il Giussano e il Ponte San Pietro. Per sì, il Giussano pensiamo la prima che arriva, vogliamo dare continuità, sapevamo che avevamo queste due partite nel giro di 5 giorni molto impegnative, sarà impegnativa anche l'altra, però ho visto la squadra che ci ha creduto, una squadra che è stata unita contro una squadra con un'ottima squadra, insomma, con delle buone qualità, delle individualità importanti, però l'aspetto della squadra in sé è stato molto positivo. Dal punto di vista fisico, promossi e pieni voti, perché riprendere con questi ritmi, la partita ha avuto i momenti in cui i ritmi sono stati alti, sì, davvero. Sono stati alti, un campo pesantissimo, un campo brutto e pesante, per cui sia l'aspetto mentale e soprattutto fisico erano importanti, erano difficili da tenere, invece abbiamo tenuto bene. E siamo contenti del punto, adesso come dicevo prima dobbiamo prepararci bene assolutamente, perché abbiamo poco tempo per recuperare, perché la partita con Giussano è una partita importantissima per continuare una serie di risultati positivi che poi ti fanno migliorare la classifica.